Insediatasi lo scorso 26 maggio a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia, la commissaria prefettizia, dottoressa Marilisa Magno, comincia a delineare le tappe della propria roadmap per improntare le prime risposte alle urgenze ed esigenze della cittadinanza. Conoscenza della macchina amministrativa, emergenza abitativa e controllo sul territorio, le linee guida indicate. Sicuramente una grande attenzione alla macchina amministrativa del comune, perché solo così, se la macchina funziona, possiamo dare quelle risposte efficaci, efficienti, con tempistiche ragionevoli. E poi ci sono tutte le situazioni del sociale che dobbiamo sicuramente attenzionare, c'è un'emergenza abitativa molto grossa, c'è una carenza di controllo proprio così sul territorio, anche non riguarda il controllo ovviamente delle forze di polizia che spettano poi il coordinamento al prefetto, ma c'è anche un controllo amministrativo del comune, dell'amministrazione comunale. Quindi anche su questo si sta cercando la nostra attenzione. Poi vedremo man mano che si presenteranno le problematiche.